forte quella parola che ieri abbiamo ascoltato da Santa Teresina di Lisieux, in cui lei, forse stanca un po' anche delle prediche roboanti sulla Madonna del suo tempo, stanca anche di vedere Maria un po' troppo lontana dalla realtà dell'uomo, lei ci dice che bisogna presentare, predicare la Madonna nella sua vita reale, che è una vita semplice. E non aveva torto, perché Maria è una donna certamente prescelta da Dio, ma è una donna che ha vissuto una vita semplice, che già quando ha ricevuto l'annunciazione, Maria era una ragazza semplice, Mariam, così si dovrebbe dire in aramaico, Mariam. Lei viveva una vita semplice, una vita di una qualsiasi ragazza, di un piccolo e malfamato paese come Nazareth, e di una donna dalla fede ebraica. Come in Gesù scorreva sangue, il sangue degli ebrei, così in Maria scorreva il sangue ebraico. Maria è la donna semplice. E perché, dice Teresa di Lisieux, bisogna presentare Maria come è nella sua vita semplice? Perché le virtù di Maria devono essere appunto presentate come accessibili a tutti. Cioè, quando noi vediamo la Madonna, quando noi preghiamo la Madonna, quando preghiamo il rosario, quando facciamo le novene alla Madonna, quando rivolgiamo a lei il saluto iniziale la mattina, quando recitiamo quella bellissima preghiera che è l'Ave Maria, oppure la Salve Regina al termine della sera, o l'altra bellissima preghiera sotto la tua protezione, che è una delle preghiere più antiche che i cristiani elevano appunto al Signore e alla Madonna. Bene, noi dobbiamo dire: se tutto ciò, se Maria è stata obbediente, se Maria ha avuto una fede forte, se Maria ha creduto in tutto e per tutto nel progetto di Dio, questo è possibile anche per me ed è possibile anche per te. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.